Bianca Guacciaro questa sera al Premio Charlot, che emozioni si provano in una serata che esalta la creatività, l'arte, il talento, e tu ne hai dimostrato tanto. Grazie, innanzitutto sono contenta di essere tornata qui a Salerno, dove ho girato la serie Capri, quindi sono molto legata a questi posti e per me è stato un bellissimo, una full immersion nei ricordi di Capri appunto. E poi sono felice di far parte di questo contesto perché stasera ci sono veramente dei grandi artisti, quindi cercherò di portare anche la mia creatività con energia e solarità con dei brani musicali. Nel teatro dell'arte, dello spettacolo, del cinema, Cristiano Caccamo, uno dei volti che durante questa stagione televisiva ha spaccato, ha letteralmente spaccato. E mandando a ritroso, qual è stata la miccia che ha acceso in te questo sacro fuoco della recitazione? Allora, questo è stato, io devo ringraziare mio papà e voglio dirvi, sono due telecamere, questo voglio spogliarlo così, sono due, non si capisce, c'è tanta gente, questo sembra un gruppo piccolo, sono una cosa gigante. Allora, è stato mio padre, perché mio padre mi ha spinto a provare recitazione. Io facevo l'università, avevo 21 anni, quindi non ho mai pensato di fare l'attore. Mio padre ha detto, ma perché non provi? Guarda, può essere interessante, prova con un corso, così. Quella è stata la miccia, perché io ho iniziato, non mi piaceva, perché mi vergognavo, mi sentivo ridicolo, era brutto. Dopo un po' ne ho preso gusto, mi è piaciuto, ho detto basta, lascio l'università, voglio fare questo. E ho provato al centro sperimentale, poi sono entrato e poi... Cinema e televisione, qual è l'orbita che ti si avvicina di più? Io ho fatto tanta televisione, quindi dire il cinema mi piacerebbe, ma ho fatto molto più televisione. E dipende, la televisione è anche bella, se sono progetti di qualità sono anche belli da fare, divertenti, sono interessanti. Il cinema ha un tempo diverso, quindi è molto più dilatato, fai molto meno scene, c'è più una cura diversa, per questione proprio di tempo. Quindi voglio dire cinema. La luce dei riflettori si è accesa in particolar modo con Don Matteo, con l'ultima serie di Don Matteo. Qual è il segreto da new entry di questa fiction o di così tanto successo? Sono Frassic e Terence. Noi siamo delle pedine, poi dopo un po' noi ce ne andiamo e ne entrano nuovi. Frassic e Terence sono lì da 15 anni e ormai è la parte... Vi portano con la mano? Sì, c'è così. Ci accompagnano davanti e andiamo, quindi va da solo. Non diciamo un'eresia se nella carriera di Carlo Verdone intravediamo Charlot. No. Attore con la mimica, dite, e regista, come dire, forbito. Dite un'eresia, perché Charlot è stato talmente grande, talmente immenso, che non può avere eredi. Noi siamo degli spettatori incantati della sua arte. Quindi hai detto un'eresia. Pianella e il gatto, 20 anni fa, invece, questo bellissimo doppiaggio di Zorro. 20 anni dalla Pianella e il gatto. 20 anni dalla Pianella. Me lo ricordo come una scommessa, non avevo mai fatto doppiaggi in vita mia di cartoni animati, però era talmente carina quella storia, l'avevo anche letta prima, che ho detto, dico proviamoci, sì, Pulvetta. Dico proviamoci, grazie. Quindi ci ho provato, è andata bene e sono contento che sia piaciuto. Una delle più giovanissime ospiti questa sera al Premio Charlot, come ti trovi qui e che effetto ti fa? Mi trovo qui perché ho fatto una pubblicità del Bondi Motta, quella con l'asteroide, è stata divertentissimo e sono felicissima di essere qua, e per me è un'opportunità gigante essere qua, e il Premio Charlotte, visto che oggi sono la più giovane, sono stupefatta. Quindi la prima di una lunga serie, visto che ti auguriamo una lunga carriera. Sì, forse farò altri film o pubblicità, non lo so. Studierai nel frattempo? Sì, studio tanto. Vado alla scuola San Carlo e sì, studio tanto ogni giorno. Siamo qui con il tenore Luca Fofano. Che effetto le fa stare qui stasera a Salerno, questa serata importante? Sono molto felice di essere qui questa sera, anche perché è una rassegna a livello internazionale, è una cosa organizzata benissimo, e io sono venuto a presentare il mio ultimo lavoro, Indivisibili, un singolo che annuncerà, che sarà seguito da un album che uscirà nei prossimi mesi, e edito dall'etichetta Beat & Sound di Salerno, che è il mio primo lavoro con etichetta italiana che faccio. Come è iniziata la sua carriera? Cosa l'ha spinta a diventare comunque così importante? Allora, il fatto che non sono stato spinto a diventare così importante, in effetti
sto cercando di fare il mio lavoro, per cui ho cominciato a cantare fin da bambino, ho lavorato come cantante anche nelle gondole a Venezia, la mia città, e proprio in quel lavoro è stata la mia fortuna, perché sono stato visto dai talent della Warner e ho cominciato così a lavorare a livello professionale. Ho sempre cantato, è sempre stata la mia passione, ho studiato canto, suonavo sassofono, suono la chitarra, quindi la musica è la mia vita. E se dovesse dare oggi un consiglio ai ragazzi che vogliono seguire i propri sogni, cosa direbbe? Cosa consiglierebbe? Allora, ai miei tempi bisognava studiare, farsi una famiglia, trovare un lavoro e forse cantare per hobby. Invece adesso io devo dire questo: studiate, chi vuole fare il cantante, il musicista, studiate quello che vi piace, studiate canto, studiate, cominciate subito, cominciate a bussare tutte le porte e se è il caso state a dormire alla notte sotto le porte di chi è il vostro idolo, il vostro fan, che non si sa mai, qualcosa potrebbe succedere.